Pietro Abate, questa mattina voi da Via Luigi Guercio rilanciate la proposta dell'ascensore all'amministrazione comunale, chiedendo anche una maggiore attenzione per altre problematiche di Via Luigi Guercio. Sì, diciamo che l'ascensore rappresenta la maggiore criticità, essendo una barriera architettonica e quindi crea estreme difficoltà sia per le persone anziane, per i diversamente abili, per le mamme con i passeggini. È una richiesta che abbiamo fatto a suo tempo all'amministratore, all'amministrazione, nella fattispecie al sindaco De Luca. C'è stato più volte ribadita la volontà da parte dell'amministrazione di volerla fare, però a tutt'oggi ancora siamo rimasti al palo in effetti. Questa conferenza stampa vuole essere uno stimolo in effetti e anticipare anche delle iniziative che possono consistere anche in un progetto eventualmente da presentare all'amministrazione sulla fattibilità dell'intervento richiesto. Voi chiedete anche che il sindaco venga di persona qui a rendersi conto? Preferiremmo che fosse il sindaco a venire di persona, anche perché diciamo così che non c'è stata la mancanza di volontà da parte dell'amministrazione, però la scelta non ci è sembrata del tutto positiva nei confronti della comunità, perché fare l'ascensore o un rullo trasportatore là dove eventualmente vorrebbe fare l'amministrazione servirebbe a ben poco, sarebbe estremamente pericoloso per le persone anziane, per i diversamente abili, perché significherebbe poi far transitare le persone sulla carreggiata, essendo via Roma priva di marciapiedi sia a destra che a sinistra.